Qualsiasi cosa ci serva, abbiamo sempre Google a portata di mano, che in base a quello che cerchiamo ci mette sempre davanti tutta una serie di annunci. Che noi vogliamo acquistare dei vestiti, una casa, una macchina, esiste tutta una serie di siti, centinaia e centinaia di siti, pronti a soddisfare ogni nostra richiesta. Ma non tutto è come sembra, infatti sicuramente tantissimi di voi avranno avuto delle brutte esperienze su questi siti e vi invito a raccontare qualcosina qui sotto nei commenti. Prima di mandare la sigla, vi ricordo semplicemente di iscrivervi al canale e ovviamente di lasciare un like nel caso il video dovesse piacervi. Quindi stiamo per cominciare e sappiate che oggi andiamo a vedere nel dettaglio degli annunci che si sono rivelati essere molto più terrificanti di quanto non sembrasse. Il primo annuncio di cui voglio parlarvi è datato 2019 ed è stato postato su Craigslist. Da noi non è molto utilizzato, ma all'estero Craigslist è un portale che ospita annunci dedicati al lavoro, agli eventi, agli acquisti, agli incontri e un po' a tutto ciò che si ha da offrire. Comunque sia, questo annuncio mostrava un'offerta per quanto riguarda un posto letto in una casa in Pennsylvania. Sostanzialmente, chi ha postato l'annuncio cercava dei coinquilini con i quali dividere la casa nella quale viveva, che era una casa per famiglie con tantissime camere da letto. Il punto però è che lui non ne aveva bisogno e voleva affittare tutto quanto. Questo è quello che l'annuncio diceva: uomo di 35 anni che cerca di occupare le sue 4 camere da letto. È una casa per famiglie, ma attualmente qui ci vivo solo io e sto cercando dei coinquilini. Le altre 2 camere da letto sono attualmente usate come ripostiglio, ma in base a ciò che serve posso liberarle. Niente animali e niente fumatori. Questo annuncio dà l'impressione di una persona molto pulita, alla fin fine tranquilla, che vuole semplicemente affittare una casa. Qualche giorno dopo, l'annuncio fu notato da un certo 25enne, James. E visto che gli serviva in fretta un posto dove andare una volta andato via da casa dei suoi e $900 al mese gli sembravano un buon affare, decise di chiamare. Qualche giorno dopo, quindi, James si recò a vedere la casa. Il proprietario lo stava aspettando davanti a casa e più che 35 anni ne dimostrava qualcosina in più, forse una quarantina. Disse di chiamarsi Todd e fece fare a James un giro della casa, esattamente come tutte le volte in cui si vede una nuova casa. La casa era molto tranquilla, niente di esagerato, ma si trattava di uno spazio abbastanza ordinato. Solo che James notò un particolare: tutti i pavimenti erano coperti da tappeti, persino il soggiorno e le camere da letto. Todd gli spiegò le regole della convivenza, erano tutte quante abbastanza normali, ma ce n'era una alla quale James fece molto caso: era vietato andare a letto dopo mezzanotte. Ora, James era una persona che lavorava full time, quindi non gli sarebbe assolutamente interessato durante la settimana andare a letto dopo mezzanotte e quindi non si pose nemmeno il problema. Una settimana dopo, James si trasferì in quella casa e in realtà il passaggio non fu difficile perché era tutto quanto già arredato, non dovette portarsi quasi niente dietro, quindi non fu tutto questo cambiamento drastico. Todd era una persona che usciva veramente pochissimo, passava tutto il suo tempo in salotto a guardare la TV e le uniche interazioni che aveva, anche in maniera abbastanza forzata, con James avvenivano quando questo si recava in cucina per prepararsi da mangiare. James avrebbe soltanto voluto mangiare in pace, però a quanto pare in quella casa questo lusso non era permesso. Tutto bene fino a che James una volta non si svegliò nel cuore della notte, assetatissimo. Decise quindi di scendere al piano di sotto per andarsi a prendere un bicchiere d'acqua. Qui notò delle cose molto strane, notò delle macchie sul tappeto, in particolare delle macchie rosse che mano a mano che si avvicinavano alla porta della cantina diventavano sempre più larghe e evidenti. Non passò troppo che si accorse di Todd seduto su una delle sedie della cucina. Questo mentre teneva in mano una torcia, con una voce roca gli consigliava di non scendere in cantina in quel momento e che le macchie sul pavimento erano di vino. James non fece domande, si riempì il suo bicchiere d'acqua e tornò in camera sua, ma da quel momento in poi non fu più tranquillo al 100% in quella casa. Un giorno James si trovò a casa invece che al lavoro e Todd era fuori casa. Ne approfittò quindi per cercare di dare un'occhiata all'interno della camera del suo padrone di casa. La porta era chiusa a chiave, ma non ci volle molto a scassinarla. Dentro notò subito due delle sue magliette, la sua bottiglia d'acqua e un cesto pieno di vestiti. Una volta fatto questo, chiuse di nuovo a chiave la porta e se ne andò. Decise anche di prendersi un giorno di riposo per il giorno successivo perché voleva scappare da quella casa. Senza dire niente a nessuno, non aveva lasciato caparre né niente, quindi non ci sarebbero stati problemi di nessun tipo e quindi poteva andarsene quando voleva.
Ma poco più tardi, nel cuore della notte, la porta di camera di James si aprì. L'unica cosa che fece il ragazzo fu aprire gli occhi e vide la figura di Todd in piedi, illuminata in maniera anche abbastanza destabilizzante, soltanto dalla luce del corridoio. Senza preoccuparsi del fatto che James dormisse oppure no, l'uomo entrò all'interno della stanza. Lo fece dicendo che secondo le regole, camera sua era proibita a James e che sapeva che fosse entrato in camera sua. Disse anche che gli aveva già detto che non voleva vederlo andare in cantina e che se questo fosse successo avrebbero avuto dei grossi problemi. Detto questo, chiuse violentemente la porta. Secondo i racconti di James, quella sera Todd era particolarmente ubriaco, la voce era ancora più roca, quindi la mattina successiva James prese tutto e scappò, andandosi ad appoggiare un attimo dai suoi genitori. Bloccò il numero di Todd, ma dopo qualche tempo ricevette un vocale da un numero sconosciuto, nel quale questa persona ansimava tantissimo. Secondo James, tutt'oggi quell'audio appartiene a Todd e soprattutto è convinto al 100% che quello sul tappeto quella sera non fosse vino. Però il finale di questa storia probabilmente non lo sapremo mai. Potrebbe già sembrare un po' disturbante di per sé, ma non abbiamo ancora finito perché voglio raccontarvi un'altra storia. Abbiamo capito che il tema di oggi sono gli annunci ingannevoli trovati in giro per internet, però ho capito fino a che si tratta di un affitto. Non dico che ci si possa passare sopra, però è già un po' più comprensibile. Ma se mettessimo in mezzo la figura del babysitter, mettessimo in mezzo i bambini, la cosa cambierebbe. Questo annuncio è stato postato da una persona che si offriva come babysitter in Ohio nel 2021. L'annuncio recitava questo: balia responsabile, con più di 7 anni di esperienza nel babysitting. Non sono attualmente attrezzato per poter tenere i bambini in casa, verrò nelle vostre. Posso gestire al massimo 2 bambini e devono essere tra i 5 e i 9 anni. Posso organizzarmi in base a ciò che serve fare. Il prezzo è di $100 a notte. All'annuncio c'era una foto allegata che ritrae una donna e la persona che si imbatté in questo articolo era una madre single con 2 bambini in cerca di una babysitter affidabile. Trovò anche lei questo annuncio su Craigslist, tuttavia a differenza della volta precedente, qui non abbiamo né numeri di telefono né niente, abbiamo soltanto un indirizzo email. La donna parlò tramite email con questa persona e disse che ovviamente prima di affidarle i suoi figli avrebbe voluto conoscerla di persona. Si scambiarono quindi il numero di telefono e la donna fornì il suo indirizzo. Non ricevette più risposta fino a quella notte. Infatti, abbastanza tardi, ricevette un messaggio con su scritto «Grazie per l'indirizzo, ci vediamo presto». Ovviamente una cosa detta così nel cuore della notte da un numero sconosciuto fa abbastanza impressione. Quindi chiese immediatamente che cosa intendeva, ma visto che non riceveva risposta, decise di recarsi dalla polizia. Quest'ultima però non credette la donna, non gli diede il minimo credito e quindi le disse semplicemente di tornare a casa, che non era in pericolo e che doveva stare al posto suo. Tutto tranquillo, tranne una certa sensazione che la donna provava, fino a una settimana dopo. Nel cuore della notte, la donna si trovò inondata da telefonate di un numero sconosciuto, con un prefisso a lei non familiare. Il numero le inviò anche dei messaggi, in cui diceva che non aveva intenzione di spaventarla e che voleva assolutamente badare ai suoi figli, continuando con frasi molto inquietanti. La donna, non fidandosi più della polizia, disse semplicemente di non essere più interessata al servizio e che questa persona doveva lasciare in pace lei e i suoi figli. Il punto però è che alle 10 di quella sera il campanello della donna suonò. Era certa che si trattasse della stessa persona dell'articolo, che fino a prima l'aveva implorata di farle vedere i figli. Quella notte, tra l'altro, per paura, la donna stava dormendo con i figli, quindi decise di spegnere in frettissima la luce della camera da letto, ma ormai era troppo tardi perché la persona fuori dalla porta aveva già visto che la luce era accesa. Da fuori una voce femminile cominciò a implorare di farle vedere questi bambini e sia i bambini che la donna all'interno cominciarono a piangere, a dire alla donna fuori di andarsene e questa cominciò ad urlare sempre di più, a diventare sempre più aggressiva fino a che un sasso non sfondò la finestra. Da lì in poi questa donna si volatilizzò e nessuno la trovò più. Ovviamente da quel punto la polizia prese sul serio il caso, ma tutt'oggi non sappiamo chi sia quella donna e che cosa volesse.
Dobbiamo sempre ricordarci che il problema in sé per sé non è il sito. Adesso so che qui in Italia di Craigslist non si sa niente, quello che sto facendo oggi è un esperimento, però insomma se volete sentire altre storie su Craigslist basta semplicemente chiedere. Comunque sì, in casi come questi non è il sito il problema in sé per sé, ma le persone che lo adoperano, perché non è stato creato per molestare le persone. Sarebbe diverso il caso in cui questo sito sia stato messo su semplicemente per fare qualcosa di male, ma in realtà no. È come se una cosa del genere fosse successa su Amazon o su eBay, ovviamente no. Molte volte in questa serie, infatti, vi ho mostrato come cose del genere possano tranquillamente accadere. Un caso fra tutti quanti è il Cannibal Cafe Forum, che abbiamo già trattato diverso tempo fa. Un sito del genere lo capisci già dal nome che ha qualcosa che non va. Invece, per quanto riguarda un sito come Craigslist, si tratta semplicemente di un qualcosa che in realtà vi ribadisco molto spesso. Su internet ci sono le stesse identiche persone che ci sono fuori. Quindi il problema non è su Craigslist, il problema è nella testa della persona che si è fatta l'account. Ovviamente però è importante specificare che per quanto il mondo sia pieno di pazzi, e lo è a prescindere da internet o meno, sta a noi da un certo punto di vista evitare di ficcarci in situazioni strane. Il punto però in questi casi è che non puoi saperlo prima, specialmente per quanto riguarda i coinquilini. Non puoi saperlo prima neanche facendo le cose nella maniera più pulita del mondo. Io stesso potrei darvi esempi di persone con le quali ho vissuto che sono letteralmente fuori di testa, ma mi rendo conto di essere uno fra tanti, perché magari questa sensazione l'avete provata anche voi, nel caso raccontate. Detto questo, la puntata di Sottobosco di oggi penso che possa volgere al termine. Vi ringrazio per averla vista fino a questo punto, vi ricordo semplicemente che qui sotto in descrizione trovate tutto quanto, come per esempio ciò che sta comparendo in questo momento in sovrimpressione, ovvero il mio account TikTok, perché anche lì pubblico dei video più corti di argomenti simili. Tratto qui, quindi perché non andare a farci un salto? Il formato breve comunque sia non è meno traumatico, quindi semplicemente grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima.